ragazzi, e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Dopo tanti mesi ho deciso di ritornare. Prima però del video che vi avevo promesso su Facebook sul controller Elite, che spero mi arrivi domani, perché oggi è 3, spero che mi arrivi, perché è già 2 settimane che me lo rinviano, perché la prima volta era il 23 ottobre che c'era scritto la data su GameStop, la seconda era il 30, forse il 30. Sì, il 30 di ottobre, e adesso è stata rimandata il 4 di novembre. Sul sito ufficiale, ovviamente, di Xbox era prevista per ottobre. Vabbè, non importa, ragazzi. L'importante è che mi esca prima che esca Call of Duty Ghost. Call of Duty Black Ops 3. Ho prenotato Black Ops 3 in la versione Expert Edition per Xbox One. Mi auguro di trovarla, perché ovviamente la prenotazione è esaurita, quella per PS4. Altrimenti lo prendo classico e fanculo. Mi comprerò poi, come si chiama, i DLC col Season Pass direttamente per entrambe le console. Come sapete, il controller Elite, avete visto com'è, è una figata, è molto bellino, a parte che ovviamente da questo joystick classico, quello di MW3, di Advanced Warfare, cambia che ha quelle quattro leve qui dietro che vorrei provarle. C'è questa nuova cosa, c'è solo Xbox con cui è possibile mappare. Ovviamente, come potete vedere, anche la dashboard nuova, con l'accessorio Xbox con cui potete mappare i tasti. Quindi, se non vi va di avere il salto su A, potete metterlo su B, o il salto su B lo volete su Y, come cacchio preferite, lo potete cambiare adesso con questa nuova opzione che ha offerto Microsoft. E la nuova dashboard non è il massimo. Sarà perché, ovviamente, dopo 2 anni siamo ancora abituati alla vecchia, però magari riuscendo ad andare avanti, a provarle tutto, magari ci prendete la mano e ciccia, riuscirete magari a usarla perfettamente. In questo periodo avete potuto vedere che sono usciti vari giochi che io ovviamente non sono riuscito a mostrarvi. Halo 5, ovviamente Halo 5 non mi piace tantissimo, non ve l'ho fatto vedere. Assassin's Creed Syndicate, che ovviamente sto giocando e che vi farò vedere in questo gameplay. E boh, altri giochi, sto aspettando Black Ops 3, ragazzi, l'ho provato anche in beta, non vi ho fatto neanche un video su quello e per questo mi dispiace tantissimo. Niente, vi farò vedere Assassin's Creed Syndicate e poi ovviamente la nuova arrivata in casa Curre, che è la PlayStation 4. Come potete vedere, ho preso il controller del 20° anniversario di PS4, di PlayStation anzi. E niente, vediamo questo Assassin's Creed Syndicate. Come potete vedere, è sempre la solita storia. E questa volta siamo nell'età vittoriana, dove c'è la Londra, l'English pub. E no, niente, qua abbiamo due assassini, Jacob e Ellie. È il giusto Ellie? Vediamo, Jacob, Ivy, scusatemi, che ovviamente non so neanche i nomi degli assassini. No, hanno messo questa aggiunta che posso mettermi il cappuccio d'assassino e il cappuccio normale. Boh, una cosa alquanto inutile a mio parere. La cosa bellina è che ci sono queste carrozze e le puoi rubare. Scusate se sono un po'. Non ho più abituato con i tasti, però sto giocando molto a PS4. La carrozza, se guardate i movimenti come sono urti, eccetera. Bello. Gli urti, eccetera, sembra quasi Watch Dogs. Se ci pensate, gli urti come erano con le macchine, ve lo ricordate bene? Fa ridere, facevano ridere. E niente. Poi dovete scendere ovviamente dalla carrozza, scenderà come se non fosse successo nulla. I classici pezzi dei frammenti di questa cazzo di cosa che non mi ricordo neanche il nome. Adesso arriva la polizia. Non si ferma neanche, vabbè ragazzi, lasciamo perdere. Le ambientazioni sono veramente belle, se dovete dirvi la verità. Poi ci sono molte missioni secondarie, è una cosa che è abbastanza carina per chi sa, per chi conosce Assassin's Creed come me e ci gioca da una vita. Queste missioni secondarie sono molto molto carine. Hanno aggiunto questo cacchio come si chiama? Di rampino a entrambi i giocatori. E anche questa cosa è molto carina. Magari non per arrivare quando bisogna fare l'occhio dell'aquila per vedere tutto il panorama, vi ricordate i punti più elevati? Bello, si incanta proprio quando sto registrando. No, niente, i personaggi sembrano bellini, non sono carismatici come zio Auditore, però sono fatti bene, sono strutturati bene. Lasciamo perdere la monotonia ormai, conosciamo bene l'Assassin's Creed, magari se facessero qualcosa di ricollegato a Desmond sarebbe
Molto bellina come cosa. Questi frammenti di Assassin's Creed, alla fine, se ci pensate, sono delle storie a parte, perché sono dei... Cioè, vabbè, ci sono dei ricollegamenti con il gruppo di Desmond, quei due tipi, quello con gli occhiali, quel cervellone che è un rompicoglioni e la tipa che sembra una skater. Li vedete ogni tanto in alcuni spezzoni, però ancora non ci ho capito un cazzo, sinceramente. Sembra che cioè, la guerra tra assassini e templari c'è ancora e boh, niente. Per il resto è sempre il solito Assassin's Creed. Spaventi i prepotenti. Facciamogli vedere una lama. Basta fare così. E si cagano addosso. Wow! Vai, vente, vieni via. Gli eventi folla da completare. I pezzi da. Vi faccio vedere. Sì, sono abituato a PlayStation, che è qui col tasto centrale per mostrare le cose. Allora, ci sono i vari pezzi che sono dei templari, caccia ai ricercati. Poi ci sono caccia ai ricercati. Qui abbiamo Roccaforte Banda, poi qui abbiamo Roccaforte, Liberazione dei Bambini, qua abbiamo tutti i negozietti, qui cos'è? Caccia ai Templari, sì, caccia ai Templari. Poi la cosa bellina è che abbiamo la nostra base che gira per tutta Londra, che è una specie di covo sul treno, anzi è un covo sul treno. Poi ci sono varie sequenze, ragazzi, veramente fighe. Qua ovviamente la missione, la sequenza del proprio per continuare la storia di Assassin's Creed, l'analogico che va in avanti ogni tanto. E boh, i vari punti di osservazione, niente. Vai, faccio vedere una missione, tanto per favore, una secondaria ovviamente, non la primaria. E beh, partiamo subito. Eccoci qui, ragazzi. Allora, riprovate, detto il bersaglio vivo. Allora, dobbiamo localizzarlo, ovviamente con l'occhio dell'aquila, individuato subito. Potete anche vedere la persona fisica, eccetera. Una sfida terrena, eh? Ok, dobbiamo portarlo a vivo, dobbiamo riportarlo vivo, dobbiamo capire dove prenderlo. Allora, 1, 2, un brutto, uno, altri due stronzi, dobbiamo uccidere un po' di gente. Sì, se magari ti molli sti cazzo di cammini, mi fai un piacere. Ah, lui va lì, quindi vai lì, usiamo questo. E dai, ma me lo fai apposta? Ma che cazzo? Ma vaffanculo, va. Ok, non sono accorti di niente. Venite qui su, venite. Vabbè, faccio vedere un po' di scontri, come si fanno. Sono i classici scontri. Questi sono anche a livello alto, ragazzi. Potete anche stordirli. Vedete, qua li picchiate. Uno è morto. Vaffanculo. L'altro non so dove cazzo sia, eccolo qui. Vedete, vedete come gli parano i colpi. Oh! Boom! C'ho il coltello tipo mannaia. Però sono solite cose qui alla fine, se ci pensate. Allora, dobbiamo rapire quel pezzo di merda. Quindi, individuazione, ce ne sono ancora altri due. Ancora a livello 7, quindi dobbiamo prenderlo per forza da dietro. Facciamo così, ragazzi, guardate. Cazzo. Se viene sto coglione lo blocchiamo subito. Chi ti credi di essere? Preso, ragazzi, allora lo spostiamo così. Chi ti Ci credi di essere? muoviamo e ci leviamo dei coglioni. Toglimi quelle mani di dosso! Sì. Aiuto, Cazzo. polizia! Ora basta. Non avevo dubbi, cazzo! Vedi di non immischiarti! Vedi di non immischiarti! Bam! Prendiamo. No, 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 non scappare, non scappare, non scappare! No, che cazzo fai? Merda, 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 prendi. E levati. Vai. Cazzo, bastardo. Adesso vi faccio vedere come si sale sulla carrozza dell'avversario. Sto coglione. Bastardo, riuscito a scappare. C'è un culo di merda. No, no,
no, no, no, perfetto. Dai! Oh, vorrei prendere sto stronzo, vai! Vieni! Oh! Se ti comporti così, amico. Buttalo dentro, va sto coglione. E niente, vedete, questa è una delle missioni, dovevo rapire sto stronzo. Tu prendi, merda, anche il rosso avversario, dobbiamo scappare via ora. Dobbiamo portarlo in un punto, in quel punto che è bello. Sono un ottimo guidatore, abbiamo capito. Puttana Eva! Santissimo Dio! Via, 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 via. Dai, dai, corri! Su al galoppo! Bella ste visuali, Cristo! Mi sta venendo brutta voglia e non sono neanche sulla carrozza. Ancora? Ma che cazzo c'hai? Minchia! Elevati! Ah, vai a cagare. Scusami. Forza. Ah, ecco, bello. Così. Allora, ok, questa è la missione delle più semplici. Adesso ragazzi, un'altra cosa di cui vi volevo parlare era della differenza tra Xbox One e PS4, che a mio parere sono due console validissime. Però per me sarà perché sono ormai abituato da anni. Io adoro l'Xbox One, ma non è un'adorazione per la console in sé. Perché se devo dirvela tutta, la PS4 è piccolina e non ha l'alimentatore fuori. E questo per un giocatore è importantissimo, l'estetica e soprattutto lo spazio che occupa una console. Nel caso dovesse avere una piccola problematica, l'alimentatore si dovesse bruciare eccetera, dovete cambiare non solo l'alimentatore ma anche la console in sé, perché ovviamente essendo interno si possono creare problematiche, magari surriscalda anche di più, non le so queste cose ragazzi, non ho controllato bene. Mentre la Xbox One ovviamente è già gigante di suo, in più l'alimentatore è fuori, è una cosa bruttissima questa. E per il resto esteticamente sono belle entrambe, e le esclusive sono bellissime entrambe perché mi piacciono tutte e due. Boh, io ho comprato per PS4, ho comprato Batman, ho comprato The Last of Us, ho comprato Killzone e ho comprato Call of Duty Ghost. Allora, graficamente non si discute, ha dei giochi che sono veramente fatti bene. Sarà la console, sarà quello che cazzo è, non me ne frega niente. Però sia una che l'altra sono bellissime. Forse ho visto una leggera... Cioè i giochi sono fatti leggermente meglio su PS4. Però a mio parere, giocando nell'online eccetera, Xbox One, ovviamente parlano di Call of Duty Ghost, perché è l'unico gioco che ho giocato principalmente online, è un pochettino Killzone, Shadowfall. Sinceramente vedo l'online di Xbox Live molto più stabile. Però per il resto le console si equivalgono. Sono belle e ovviamente dipende tutto dal tipo di giocatore. Se gli piacciono giochi dove si gioca principalmente in solitaria, come vi ho detto, The Last of Us, Bloodborne, The Order, questi sono vari titoli che si giocano tutti in solitaria, mentre come potete vedere Halo 5, Gears of War sono giochi che potete giocare anche in multiplayer. Queste sono le cose che vedo principalmente. Però sinceramente a me piacciono entrambe, con un leggero apprezzamento maggiore nei confronti di Microsoft. Perché c'è una cosa anche principale che mi piace di più di Microsoft: il controller, ragazzi. Non c'è paragone, non c'è proprio paragone. È tutta un'altra cosa. Sarà perché sono abituato dalla 360 alla One ad avere questo genere di controller. Ma anche questo non è malvagio. Questo
questo tasto share, no, share, scusatemi, questo è questo piccolino, questo touchpad che si è, che hanno messo, che hanno implementato con PS4, è veramente comodo, perché in questo tasto sarebbe il corrispettivo di questo tasto dell'Xbox One, il tastino che avete a sinistra. Boh, diciamo che questi due analogici messi uno a fianco all'altro non mi fanno impazzire su PS4, però giocandoci capirete che è una questione di abitudine. Chi invece è abituato a Xbox One sicuramente si troverà sempre meglio con questo analogico a sinistra più in alto e l'analogico a destra in basso. Sono due controller validissimi. Io preferisco quello di Xbox One, ma non posso dire negativamente che questo controller di PS4 faccia completamente cagare. C'è chi è abituato da una vita a giocare con quello PS2, PS3, eccetera. Io ho giocato con quello di PlayStation 2. Non cambia quasi nulla da quello. Invece Microsoft si è migliorata anche con questa croce direzionale separata, come se vi ricordate quella di 360 era una vera cagata. Con questo hanno fatto un salto di qualità veramente elevato. Niente, ragazzi, sono due console validissime. E io, se dovessi consigliarvi quale comprare delle due, molti me lo chiedono, io vi consiglierei di scegliere prima di tutto il joystick, toccarlo con mano, vedere qual è il vostro preferito. Io vi ho detto, gioco principalmente gli FPS e mi trovo meglio con quello di Xbox One. Poi, ve l'ho detto, provate il joystick, vedete la velocità. Ah, un'altra cosa che ho visto è che la PS4 è molto più veloce a scaricare i giochi, però vabbè, sì, è molto più veloce a mio parere di Xbox One. E per il resto, boh, dovete decidere voi, anche le esclusive da giocarvi. Io l'ho comprato principalmente per giocarmi il competitive di Black Ops 3 e giocarmi anche The Last of Us, che mi dicevano che era questo capolavoro. E questo capolavoro è un gioco veramente fantastico che mi ha coinvolto in tutto e per tutto. E infatti alcune volte ho mandato la trasmissione su Twitch per far vedere alcune ispezioni ai miei fan, perché mi faceva piacere dopo che per mesi non mi sono fatto vedere. Niente ragazzi, spero che questo Assassin's Creed vi stia piacendo, che sicuramente molti di voi avranno comprato perché è veramente un ottimo titolo. È il solito titolo che la Ubisoft ci dà, è un titolo diciamo che non si differenzia molto dal vecchio, dagli Unity eccetera. Forse da Unity hanno tolto, Unity aveva il multiplayer e multiplayer online con i compagni è veramente una figata, su questo non c'è e questo mi dispiace perché era una cosa importantissima avere il multiplayer, era una cosa fighissima giocare insieme missioni con i propri compagni, amici proprio. Questo titolo tiene sempre le solite basi, un ottimo Assassin's Creed, molto sobrio, fa piacere giocarlo, molte delle missioni secondarie, anche se un po' ripetitive, però quello purtroppo è il gioco, è sempre stato così dal primo Assassin's Creed sino adesso. E non mi dispiace questa cosa. Comunque sia ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e condividetelo se vi fa piacere. Noi ci rivediamo domani, mi auguro domani di riuscire a fare il video se mi danno il controller. E niente, ci vediamo alla prossima. Bella raga!